cambiare l'olio, devi comprare un nuovo filtro, un detergente precambio e un bidone per l'olio. I prodotti e i componenti necessari li trovi nella descrizione del video, assieme a un link per sapere quale e quanto olio ti serve. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Apri il tappo di riempimento dell'olio. In tal modo, quando sarà il momento, l'olio uscirà più rapidamente. Prima di ogni cambio dell'olio e prima di svuotare il filtro, ti consigliamo di aggiungere al motore un detergente pre-cambio. In tal modo potrai sgrassare il motore ed eliminare i residui più ostinati, ridurre il consumo di olio e di carburante e ridurre anche le emissioni inquinanti in previsione di un controllo tecnico. Prima di usare il detergente, lascia l'auto in marcia per 5 minuti perché l'olio sia un po' tiepido. Poi aggiungi il prodotto e lascia in moto per 10 o 15 minuti, col motore al minimo. Dopo aver aggiunto il prodotto, non devi guidare, quindi cambia l'olio subito dopo. Per svuotare il filtro dell'olio, bisogna prima sollevare la parte anteriore dell'auto, per accedere al bullone del serbatoio dell'olio. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare la nostra guida sollevare l'auto in sicurezza. Adesso puoi rimuovere il basamento di plastica, se c'è, e accedere al bullone del filtro dell'olio. Adesso puoi vedere il bullone del filtro dell'olio. Sblocca il bullone dell'olio usando una chiave inglese da 19 per i primi giri. Poi finisci a mano. Stai attento sugli ultimi giri di vite, perché l'olio potrebbe uscire di colpo. Preparati in anticipo con il bidone collettore. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda il video come costruire un contenitore di raccolta di liquidi. Fai uscire l'olio per 10 minuti. Sulle auto del gruppo VAG, il giunto non si stacca dal bullone del filtro. Ti consigliamo quindi di sostituire il vecchio bullone con uno nuovo ogni volta che cambi il filtro. Per rimontarlo, inizia a mano e finisci di stringerlo con una chiave inglese da 19. Quando cambi l'olio, devi cambiare anche il filtro. Per recuperare l'olio che contiene e che potrebbe colare quando lo rimuoverai, mettici sotto un bidone di recupero dei liquidi. Per accedere al filtro dell'olio è necessario rimuovere il condotto d'entrata dell'aria per svitare le viti di sostegno del condotto d'entrata dell'aria. Poi tiraci sopra per rimuoverlo. Sollevalo stando attento a rimuovere il tubo, che è sostenuto da un gancio sulla sua parte inferiore. Adesso puoi vedere il filtro dell'olio. Sblocca il filtro dell'olio con una chiave a bussola con bussola da 30. Finisci a mano. Quando esce, giralo verso l'alto per evitare di spandere l'olio. Prendi il nuovo filtro e ungi con un po' d'olio la guarnizione, dalla parte della vite. In tal modo eviterai che il bullone faccia troppo attrito sul blocco motore, il che potrebbe comprometterne la tenuta stagna. Riavvita il filtro finché non fa contatto con il supporto. Dopodiché stringe ancora di mezzo giro. Rimetti a posto il condotto d'ammissione dell'aria. Non dimenticare di rimettere il tubo nel gancio situato sulla parte inferiore del condotto. Rimetti a posto la protezione. Adesso bisogna rimettere l'olio nel motore. Per questa operazione bisogna essere attenti e precisi. Per cominciare, rimetti l'auto al suolo, perché la verifica del livello dell'olio va fatta con l'auto orizzontale.
A questo punto bisogna aggiungere olio al motore. All'inizio mettici il 90% della quantità necessaria. In tal modo potrai tenerti un buon margine per correggere il livello. Nella descrizione del video trovi la quantità esatta necessaria per la tua auto. Chiudi il tappo. Accendi il motore e lascia acceso per 30 secondi, così il filtro dell'olio si riempirà. Estrai l'asta di controllo dell'olio e puliscila. Rimettila. Estraila e controlla il livello dell'olio. Il livello ottimale è vicino al massimo, ma attenzione a non superarlo. Regola il livello misurato fino ad arrivare a quello ottimale. Operazione conclusa.